come hai iniziato a occuparti di politica? Ho iniziato a occuparmi di politica a scuola, poi ho iniziato nei comitati per Prodi con una bella parentesi precedente nei giovani progressisti, poi a poco sono entrato nella politica istituzionale, per cui sono di origine movimentista, diciamo, più che di partito. E se tu fossi stato al governo, come sarebbe stata la tua manovra finanziaria? Per prima cosa molto attenta a far pagare la crisi a chi se lo può permettere, quindi mi sarei orientato su misure molto più, se vuoi, egualitarie, anche perché è del tutto evidente che intervenire su chi ha poca disponibilità significa ridurre potentemente i consumi e quindi bloccare un paese come sta capitando da troppo tempo. Quindi patrimoniale sì, patrimoniale no. Patrimoniale sì, sta passando da una tassazione che penalizza chi si muove a una tassazione invece che intervenga soprattutto chi blocca e specula sui grandi patrimoni. Secondo te il berlusconismo finirà con Berlusconi? Non inizia con Berlusconi questa stagione, non finisce con lui, in verità però sta attraversando un momento di grande crisi, per cui come rientrare è semplicemente avere dei politici diversi da quelli che abbiamo ora e non è molto difficile neanche migliorare visto i livelli in cui siamo scivolati. Il DDL intercettazioni effettivamente passerà? Il progetto di Berlusconi è quello di chiudere tutti i boccaporti, diciamo, di evitare che ci sia un dibattito pubblico informato, che ci sia la possibilità di esprimere la critica sulla base di dati reali. Ha già messo pesantemente un'ipoteca sul servizio televisivo pubblico, perché di fatto tutti quelli che gli davano fastidio sono scomparsi dalla programmazione e sono transitati in altre reti. L'Italia potrebbe veramente adottare, per esempio, il modello danese per quello che riguarda il prossimo governo, oppure c'è il rischio che ci siano altri imprenditori che scenderanno in campo, i Ma guarda, il giganti? modello danese da noi è impensabile, però nello stesso tempo forse dovremmo incominciare a coltivarne il pensiero. Tutti i paesi hanno dei leader molto più freschi di quelli che conosciamo noi, per cui la cosa da fare è evidentemente quella di trovare nuovi interpreti per una politica che ha completamente perso di vista i suoi obiettivi, interpreti più liberi, a scadenza naturale, cioè nessuno che pensi di aprire una stagione per cui sta in Parlamento una ventina d'anni, insomma, la critica alla politica facciamola fare a chi ha voglia di fare politica, non di devastarla e di riproporre alla fine una lezione berlusconiana semplicemente un pochino più polite, ma alla fine è la stessa cosa. Pensi che si andrà a votare prima o dopo il referendum sulla legge elettorale? Io penso che si andrà a votare quando supereremo questo stallo alla messicana come nei film di Tarantino. Deciderà Berlusconi perché Berlusconi è ancora presidente del Consiglio, ha ancora una maggioranza e ha tutto sommato la possibilità di continuare a difendere la propria posizione. Qual è la tua visione di quella che dovrebbe essere la legge elettorale? Il ritorno al Mattarellum sarebbe già un passo in avanti strepitoso. Noi siamo molto affezionati, come sai, nel centro-sinistra, all'idea di avere un doppio turno come quello che c'è nelle elezioni dei sindaci, cosiddetto alla francese, perché garantisce una maggiore governabilità e anche una scelta più, come dire, informata, articolata di chi deve guidarla questa maggioranza. Le proporzioni sul doppio turno si chiariscono molto meglio, no? Anche rispetto a un bipolarismo come quello che abbiamo conosciuto finora. Anche col Porcellum si potrebbe fare una cosa straordinaria, cioè far scegliere i parlamentari con le primarie. Il sistema elettorale conta moltissimo, conta però, ed è la mia battaglia quotidiana e molto faticosa, ma anche appassionante, la trasformazione della cultura politica anche all'interno del centro-sinistra, che è fatta di ricambio, cioè dopo 3 mandati smetti, vai a casa. Finisco dicendo che i parlamentari devono essere davvero i membri di un'assemblea costituente. Quali sarebbero i punti essenziali della tua agenda digitale per l'Italia? Costruire finalmente una sede nella quale si possa ragionare tra fruitori dei contenuti, cioè noi, quelli che stanno davanti in questo momento a una piattaforma digitale e chi li produce. Bisognerebbe creare le condizioni perché invece di parlare della legge bavaglio sui blog si aprisse davvero un elemento di riflessione tra questi due poli e in mezzo con quelli che ci guadagnano. Ti vorrei chiedere qual è la tua visione dell'Europa? Io la vedo come grande occasione per venirne fuori l'Europa, è la nostra via di salvezza, diciamo. Ebbene, noi dovremmo immaginare di dare quello sguardo a un continente che per tanti motivi ci può salvare se diventa però un luogo della politica, non solo delle banche, dell'economia, della moneta. Se diventa interpretato da una generazione di politici, e purtroppo ne abbiamo pochissimi in Italia, che
che si preoccupano di costruire, ad esempio, un programma politico sul fisco, sulle grandi questioni sociali, un palcoscenico, uno scenario che sia di dimensione continentale. Pensi che un federalismo fiscale piuttosto che politico potrebbe essere una soluzione viabile per il futuro italiano? Ma sai, il federalismo fiscale si basa su un argomento che è fondamentale, cioè responsabilizzare gli enti locali. Noi dovremmo ragionare sul fatto che io ho delle risorse, devo mantenermi in equilibrio, devo uscire con delle soluzioni che facciano risparmiare e ridimensionare la spesa pubblica, Per insomma. quanto riguarda il futuro governo, pensi davvero che tutte quelle cose che sono state fatte in questi anni effettivamente verranno cancellati oppure verranno mantenuti? No, bisogna cancellarle, per quello che la gente è incazzata nera col centro-sinistra, si è dormito alla grande sulle questioni che riguardano le leggi sul bilancio, ad esempio, sul tutto il pacchetto di informazione e il conflitto di interessi, sai perché non lo si affronta? Perché non è solo di Berlusconi, perché il conflitto di interessi è la grande mamma, diciamo, dei politici italiani, anche nel centro-sinistra. Quali sarebbero quindi i provvedimenti che tu prenderesti per rimettere in sesto, diciamo, la situazione italiana? Ma prima di tutto, prima di cominciare, farei scegliere, ti dico, i parlamentari dai cittadini, aprirei un rapporto molto forte con chi si mobilita, con chi vuole cambiare le cose. In secondo luogo, ti dico, farei degli interventi di leva fiscale molto forti, perché bisogna fare crescere questo paese, bisogna dare risorse a chi Anche investe per quello che qua. riguarda le pensioni, qual è il tuo pensiero? Ma sai, lì ci sono diverse soluzioni. Noi stiamo ragionando, in quel caso, il modello svedese, insomma, di fare il contributivo prima, di trovare il modo soprattutto di dare continuità contributiva a chi ora fa il precario, quindi c'è un problema, che gli hanno dato il sistema contributivo e poi lui non riesce a contribuire, però adesso. Qual è la tua idea di un'eventuale soluzione per risolvere l'annoso problema del precariato lavorativo, soprattutto per i giovani? Insomma, l'idea di stabilizzare progressivamente il lavoratore che entra precario ormai è un dato di fatto nel sistema del lavoro, che ha delle garanzie se questo rapporto di precariato però si interrompe, e quindi introducendo elementi di garanzia che ci sono solo per il lavoro dipendente e che poi dopo un numero di anni che si deve stabilire diventa invece un lavoratore che è sul mercato del lavoro solo in alcune condizioni.